Buongiorno a tutti, io sono Carlo Padrogi dell'azienda agricola Cadelgé e sono il vignaiolo di Cadelgé, mi occupo della gestione del vigneto e di tutta la cura della parte di vigna. A Cadelgé coltiviamo 50 ettari di vigneto dislocati in diverse esposizioni. Qui siamo nella nostra parte dell'azienda dove abbiamo i cru del Pino Nero. È un vigneto di 6 ettari di superficie con 3 vigneti di differente età. È una zona, questa dove siamo, nella parte più alta dove abbiamo i vigneti in azienda, 420 metri come fascia altimetrica. Abbiamo delle maturazioni abbastanza lente e graduali perché è un'esposizione nord e infatti utilizziamo questo Pino Nero per produrre la nostra base spumante. Questo è un vigneto giovane, una vigna che ha 8 anni di età e a fianco a questo vigneto mentre abbiamo un vigneto di 45 anni e dove è un sistema di allevamento diverso rispetto a questo e dove facciamo la base da millesimato. Come dicevo prima, la nostra azienda ha varie esposizioni di vigneto. Questo è il versante del Riesling Renano. Qua coltiviamo Riesling perché ovviamente il terreno ha delle caratteristiche particolari che ci permettono di farlo. C'è un metro e mezzo di terreno coltivabile, poi sotto questo terreno che è abbastanza gessoso, sotto il metro e mezzo c'è molta marna, questa roccia friabile dove le radici vanno ad ancorarsi e ci danno una buona acidità ai vini e molta freschezza. Sono terreni piuttosto poveri, quindi coltivare qua non è facile, ci sono basse produzioni, però è molto vocato per il Riesling. A fianco al Riesling Renano abbiamo due vigneti storici, molto molto vecchi, metà anni 50 è l'impianto e è fatto con Riesling italico. Quindi il Riesling, chiamiamolo tra virgolette, meno nobile, ma essendo questo vigneto così vecchio ci teniamo molto perché è un po' patrimonio genetico della nostra azienda e della zona dell'Oltrepò. Buongiorno a tutti, sono Stefania e mi occupo della parte enologica qui all'azienda Cadelgé. Questa passione mi è nata seguendo mio papà, è nato tutto come un gioco. Lo seguivo in cantina nei diversi momenti della vinificazione, quindi dalla vendemmia alla raccolta dell'uva, dove mi divertivo a sentire i profumi, fino poi alla parte di imbottigliamento, confezionamento. E quello che è nato come un gioco è diventato per me poi una passione e un lavoro. E credo che questa sia stata per me una grande opportunità. Fare ciò che piace è una sicuramente delle cose più belle che ti possa capitare. In un luogo bello poi come l'Oltrepò ancora meglio. Nella nostra azienda, che ora ci troviamo a condurre noi tre, abbiamo cercato di dare grande importanza e valorizzare quelli che sono i cru aziendali e questo proprio a partire dalla vendemmia. Come vi avrà già raccontato mio fratello, abbiamo scelto di coltivare in modo principale il Riesling, il Pino Nero e l'autoctono che è la Coratina. Qui a Montalto sicuramente ci sono le condizioni ottimali per le uve bianche, mentre a Cigognola, dove è l'altra parte dell'azienda, le uve rosse. In vendemmia cerchiamo di tenere tutto piuttosto diviso, quindi avendo la fortuna di partire dalla coltivazione del vigneto abbiamo potuto valutare quello che è il potenziale di ogni singolo vigneto e questo in vinificazione è importante e ci permette di separare le vigne più vecchie dalle vigne più giovani, un determinato tipo di esposizione per poi poter in seguito decidere come eventualmente unire le diverse potenzialità delle vigne. Un nostro grande progetto che stiamo sviluppando è quello di valorizzare il Riesling italico che devo dire in questi anni a scapito del Riesling Renano è stato un pochino penalizzato. Andiamo verso la zona del metodo classico dove vi racconterò invece come abbiamo pensato di valorizzare il Pino Nero.
Qui ci troviamo nella cantina del Pino Nero, del metodo classico, che per noi rappresenta sicuramente un prodotto di eccellenza. Pino Nero, che inoltre Po, è una delle uve maggiormente coltivate ed in particolare per ottenere quello che dal 2007 è la denominazione di origine controllata garantita. Il nostro metodo classico è infatti un 100% Pino Nero ed è millesimato, perché ci piace che ogni bottiglia possa raccontare di quella che è l'annata in cui ha avuto origine e ti crei quindi un ricordo permanente di quello che quell'annata ci ha dato. Nella nostra produzione circa 40.000 bottiglie ogni anno di metodo classico vengono qui accatastate e stanno a riposare per almeno 36 mesi. Il nostro progetto è quello di arrivare ad avere una permanenza molto più lunga sui lieviti ed affiancare all'attuale base, il millesimato, un altro spumante con una piccola percentuale di Chardonnay. Crediamo molto nel processo di zonazione e quindi nella scelta dei terreni in cui impiantare Pino Nero siamo proprio andati a cercare quelli che all'interno della nostra azienda erano i terreni più vocati. Per tutto quello che riguarda la raccolta dell'uva, non solo per la base spumante che è raccolta in cassetta, ma anche di tutte le altre nostre uve, procediamo a una raccolta di tipo manuale. Questo ci consente di avere sicuramente un'ottima qualità e una scelta grappolo per grappolo del prodotto. Queste bottiglie, come vi ho detto, staranno a riposare per almeno 3 anni. Questa è una macchina degli anni 80 che ci permette di fare il remouage, non muovendo più la singola bottiglia, ma muovendone circa 1000 per volta. È ancora semi-manuale, ma ci siamo particolarmente affezionati perché dopo una visita ai Pernè nostro padre si è deciso a comprarla e da allora non ci ha più lasciato. Buongiorno a tutti, io sono Sara dell'azienda agricola Cadelgé. Mi occupo principalmente della parte commerciale e dell'accoglienza. La nostra produzione si aggira sulle 150.000 bottiglie all'anno che vengono distribuite principalmente sul mercato italiano. I nostri vini vengono distribuiti attraverso il canale Oreca e con vendita diretta in cantina a clienti privati. A noi piace molto dare la possibilità ai clienti di venire direttamente, quindi di conoscere i nostri vini, ma non solo, ma di conoscere anche le persone che lo producono e i luoghi dove nasce il tutto, insomma. Quindi abbiamo sempre investito in questi anni molto sotto questo aspetto. Quindi ci rendiamo conto che le persone hanno voglia di venire direttamente e quindi si instaura un rapporto di fiducia, abbiamo un confronto con loro e quindi parecchi di loro non sono solo clienti ma anche amici. Ci piace molto comunicare non solo i nostri vini, ma riteniamo sia molto importante comunicare anche un territorio. Quindi è auspicabile che si crei ancora maggiormente una rete tra le diverse realtà del nostro territorio, quindi non solo quella vinicola. In quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, c'è stata una forte richiesta sotto l'aspetto dell'enoturismo e quindi ancora più adesso, più di prima, è molto importante dare questa possibilità. Carlo, Sara, direi di dare un arrivederci a presto a tutti quelli che vorranno venirci a trovare e a conoscere la nostra realtà da vicino, sperando che i nostri vini vi raccontino un pochino anche di noi tre. Cinna, a voi, vi aspettiamo. A voi.